Mentre il 25 luglio io non avevo la radio e non si sapeva niente, l'8 settembre quei pochi che avevano la radio, quasi il Medioevo, facevano sapere le notizie e io così sapevo tutto subito. Ricordo che il 9 settembre già sapevamo che i tedeschi dalla frontiera del nord erano già entrati nei paesini, avevano già incominciato a distruggere le case, a mitragliare la gente, anzi in un posto, non so più che paese, avevano mandato la popolazione nella chiesa e poi avevano fatto saltare tutto. Allora io ho capito cosa doveva fare. Ho proprio sentito il bisogno di ribellarmi, di fare qualche cosa. E allora, siccome avevo sentito che i ragazzi di Susa, noi ci conoscevamo tutti, no? Erano scappati in montagna, ma non per combattere. I primi ragazzi scappavano perché avevano paura, perché sapevano che i tedeschi arrivavano, o li ammazzavano o li portavano in Germania. Allora io andai a cercare questi ragazzi. E fui molto contenta di trovarli perché anche loro mi dicevano: ma anche noi vogliamo fare qualcosa, non vogliamo solo nasconderci. E io non aspettavo altro. Allora mi dissero che un prete di Susa, Don Foglia, andava in giro nei paesini vicini, Burzolo, Bussoleno, in montagna, a parlare con i ragazzi e volevano anche loro sentirlo. E io mi precipitai da Don Foglia e gli dissi: ma senta, qui ci sono i ragazzi di Susa che vogliono parlare con lei. Va bene, domani mattina mi accompagni su. E ho fatto così. E dove erano di preciso? Erano in una borgata, erano in una cascina? Erano un paese di montagna che si chiama Losa, La Losa. No? Allora con Don Foglia il mattino dopo andiamo su, io l'ho portato su, poi sono andata via, mi hanno combinato loro. Il giorno dopo sono tornata da Don Foglia, gli dico: ma anch'io voglio fare qualcosa. Io non pensavo andare insieme, non si pensava ancora alle brigate, no, niente. E Don Foglia mi dice: puoi andare in bici, io andavo molto in bici. Andare in bici in tutta la Val di Susa, vedi cosa succede, me lo riferisci. E io feci così, no, per tanto tempo. E intanto poi i ragazzi incominciavano a formare le brigate, anche perché dalle prigioni erano usciti quelli, i comunisti che erano in galera o che erano in esilio. E subito erano andati in montagna a organizzare. E io avevo conosciuto soprattutto i partigiani di Chianocco, dopo Bussoleno. E invece di portare le notizie a Don Foglia, tra parentesi gli avevo chiesto una rivoltella e lui me l'aveva fatta avere, Sua personale. portavo le notizie lì ai partigiani e quelli, no? Sì, una rivoltella piccola, era una Browning 635. Ma la sapevi usare? Sì, non l'ho mai usata, ma la sapevo usare. L'ho usata come minaccia, non l'ho mai ammazzato. Ma prima di averla, non è la prima volta che toccavi un'arma Sì, o la prima volta. Però Don Foglia me l'ha portata. Io allora abitavo. Ho cambiato tanti alloggi, non avevo famiglia io. Abitavo con una cugina che aveva due figlie. Don Foglia, non so come ha fatto a sapere che abitavo lì. Invece di aspettare me, l'ha portata a mia cugina. Quando io sono arrivata, la figlia dal terrazzo mi fa così. Faccio chissà cosa è successo. Vado su e mia cugina mi dice: è venuto un prete,
ti ha portato questo pacchetto. Io l'ho aperto, qui c'è una rivoltella. Adesso tu te ne vai da casa mia. Ma aveva ragione, perché aveva il marito in Africa che combatteva, aveva 3 figlie di cui una morta da poco. Aveva paura. Io non ho protestato, sono andata via subito, ho cambiato alloggio, tanto ero abituata. Eri sfrontata, senza paura di niente. Niente, non ho mai avuto, ma forse sono stata fortunatissima, ma forse proprio perché non avevo paura. Poi allora, cosa ho cambiato? Ho cambiato qualcosa perché ho cominciato a fare di più. Sempre per conto mio, non ero una ribelle per conto mio. Incominciato a prendere i chiodi a 4 punte, me li davano i partigiani, oppure c'era un fabbro che li faceva. Quando in bici andavo giù per la Val di Susa, al ritorno li buttavo, tanto le macchine che passavano erano tedesche o dei fascisti. Un'altra volta ero lì che andavo giù e ho visto un filo del telefono avanti, avanti, attraverso tutti questi paesi. E io dicevo, ma questo devo tagliarlo. Non avevo niente. Poi vedo un contadino seduto lì che lavorava. Gli dico, amico, un paio di forbici. Sì, me lo impresta, me l'ha dato. Io non l'ho fatto lì perché se i tedeschi vedevano tagliato lì, ammazzavano lui, no? Sono tornati indietro un bel po' e poi, no, mica si tagliava sto filo, ma che duri che sono. Con queste forbici, ho rovinato tutte le forbici. Non ho avuto il coraggio di dirgli, guardi che l'ho rovinato. Gli hanno dato grazie e via. Però questo qui ha capito, perché era, sono sicura che ha capito, se no mi richiamava. Sei riuscita a tagliarlo alla fine? Sì, anzi, poi ho comprato delle forbici e le mettevo sotto la sella delle bici. Tutte le volte che c'era un filo lo tagliavo.